Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Da oggi il via alle domande per ottenere il sussidio che sostituisce il reddito di cittadinanza, uffici presi d'assalto a Palermo, i 350 euro per gli aventi diritto non prima del mese di ottobre. La vittima del branco di Palermo si racconta in diretta social davanti a 150.000 followers. Intanto si indaga su un tentativo di stupro che la giovane avrebbe subito in precedenza. Uomini in corteo fino al Foro Italico dicono no alla violenza sulle donne. 10 anni di violenze fisiche e psicologiche subite in casa da una ragazza disabile. Il fratello, arrestato dai carabinieri nel catanese, ha confessato. Nel 19° anniversario della scomparsa di Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio affida il suo sfogo a Facebook. Sono stati anni di omertà, errori di indagine, troppa ipocrisia, ma noi non molliamo. Da Stromboli il sogno di rivedere la schiusa delle uova delle tartarughe. Un comitato di ambientalisti invoca lo stop al cemento che minaccia una delle spiagge più belle dove nidifica la specie protetta. Ben trovati dal nostro telegiornale. Da oggi inizia un nuovo percorso per gli ex percettori di reddito di cittadinanza. Da questa mattina i cosiddetti occupabili hanno presentato la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro. Si chiama così. A Palermo, attese e grande caos in alcuni patronati. Sentiamo Marco Gullà. Reddito di cittadinanza si cambia. Ormai si va verso l'addio. Da oggi gli ex percettori del sussidio potranno presentare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro e, se hanno i requisiti per accedervi, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili. A Palermo in molti patronati è stato il caos per le altissime richieste, tantissima gente in attesa e operatori stressati. In alcuni uffici è stato anche richiesto l'intervento dei carabinieri. Questa mattina siamo stati in un patronato di Palermo e per molti di loro c'è immediatamente una notizia poco positiva. Oggi quindi tu presenterai questa domanda, però devo dirti da precisare che partirà il mese dopo dal momento in cui tu l'hai presentata. Quindi le 350 euro non saranno il mese di settembre che li percepirai, ma se tutto andrà bene e sarà giustamente accolta, da ottobre. Cosa ti aspetti da questa nuova misura? Allora, innanzitutto che inizi presto, assolutamente, così almeno diciamo riusciremo a sopravvivere con questi 350 euro. E poi logicamente alla fine di questi corsi di formazione l'inserimento subito nel mondo del lavoro. Per questi due ex percettori palermitani la situazione è decisamente delicata. Il padrone di casa, come mi può dire, può aspettare 2 mesi? Non massimo 3 mesi, poi non so, se sicuramente provvederà a qualche cosa, a mandarmi qualche sfratto e io per andare a finire in mezzo alla strada non posso assolutamente andarci. Come sopravvivo? Così, facendo dei piccoli lavoretti in nero, è inutile che ci nascondiamo dietro tante grandi bugie, facendo dei piccoli lavoretti in nero e quindi sottopagata a 4-5 euro. Per poter almeno sopravvivere, non dico pagare le bollette, pagare la casa, però almeno per riuscire a mangiare. Nei prossimi giorni sono previste altre manifestazioni di protesta da parte degli ormai ex percettori. E adesso torniamo allo stupro di Palermo, allo stupro del branco di Palermo. Emergono nuovi particolari, ma soprattutto si nota che sono state veramente tantissime le denunce di violenze sessuali subite proprio nella città di Palermo negli ultimi 3 mesi, quindi a partire dal mese di giugno. Intanto la vittima dello stupro ha rivelato di avere già subito un'altra aggressione e proprio per questo gli inquirenti stanno indagando su questo tentativo di stupro che sarebbe avvenuto in precedenza ma dal quale la vittima si sarebbe riuscita a difendere. E la stessa ragazza affida poi ai social e ai suoi 150.000 followers il suo ennesimo sfogo. Ma sentiamo Mallio Viola.
Oltre 150.000 follower fra TikTok e Instagram. La ragazza, vittima della violenza dello scorso 7 luglio a Palermo, ormai è nota a molti. Non nasconde il volto nelle sue generalità. Su TikTok ha oltre 60.000 follower e su Instagram oltre 90.000 e continua a rispondere a tutti. Nei giorni scorsi si è resa protagonista anche di una diretta social durata una mezz'ora per raccontare il proprio incubo, le proprie sensazioni, il disagio. Una lunga diretta attorno alle 22 del 30 agosto dalla casa protetta lontana da Palermo in cui alloggia dal giorno precedente. E sul social le giunge anche un saluto da parte di Sfera e Basta. Il trapper le ha inviato una breve clip per dirle ciao, fai la brava, ci vediamo presto, pronunciando comunque apertamente il suo nome. La vittima ormai è esposta, come non dovrebbe essere. Sono moltissime le persone che conoscono la sua identità e lei non si sottrae al confronto, attacca chi la critica, ma la sua frustrazione appare evidente. Qui sto meglio, dice, e difende un'amica attaccata sui social quale complice degli stupratori. Ma su TikTok ci sono anche profili che raccolgono notizie su di lei e sulla sua storia, e c'è chi espone anche l'amica che sarebbe la fidanzata dell'uomo del chiosco abusivo che le avrebbe servito i 7-8 cicchetti di seguito in pochi minuti. Accusa invece quel ragazzo che l'ha fatta ubriacare, è successo anche per colpa tua. Intanto indagini sono in corso su un altro tentativo di stupro che la giovane avrebbe subito in precedenza, ma dal quale si sarebbe difesa, così come indagini sono in corso su una pioggia di denunce di stupro presentate alle forze dell'ordine da giugno ad agosto a Palermo, un vero e proprio boom durante questa estate del 2023, della quale bisognerà distinguere caso per caso. E intanto gli uomini di Palermo dicono no alla violenza sulle donne. Dai quattro canti fino al Foro Italico, oggi il corteo dei cittadini uniti da un filo rosso. Marco Gullà. Questa volta sono gli uomini a manifestare, gli uomini di Palermo che dicono no alla violenza sulle donne. Per oggi pomeriggio hanno sfilato dai quattro canti fino al Foro Italico, proprio fino al cantiere dove si è consumato lo stupro di gruppo di una ragazza 19enne. La manifestazione è stata organizzata dal deputato Ismaele Lavardera. Ma cosa può fare la politica per evitare episodi come quello del 7 luglio scorso a Palermo? La politica concretamente deve mettere soldi affinché i centri antiviolenza funzionino, affinché l'assessorato alla famiglia, la regione siciliana funzioni, quindi nello specifico dia risposte a chi a volte si trova da solo nel denunciare. Questo lo deve fare immediatamente. Però sono convinto, conoscendo anche l'assessore Nucci Albano, che è un tema a cui lei veramente tiene moltissimo, e quindi parte da qui. È una manifestazione che è sicuramente simbolica, ma porta con sé anche una voglia di dire che i veri uomini non metterebbero mai una sola mano appunto contro una donna. Presente al corteo anche il cantante dei Tinturia, Lello Analfino. Essere qui significa rappresentare quella categoria dell'uomo che non lascia più passare un problema serio che la nostra società sta avendo, che è quello della violenza di genere, la violenza sulle donne, come un qualcosa di normale. Basta, non deve essere più la normalità, ognuno di noi deve fare la propria parte. Confessato di aver abusato della sorella disabile, il 24enne arrestato dai carabinieri di Sant'Agata Libattiati, siamo nel Catanese. L'incubo per la ragazza è iniziato quando era solo una bambina. Giusy Lazzara. Se parli ti ammazzo. A scrivere il messaggio su WhatsApp il fratello maggiore della ragazza disabile vittima dei suoi abusi. Non solo le minacce psicologiche, ma le violenze sessuali per 10 lunghi anni dentro casa a Sant'Agata Libattiati, vicino Catania, nel luogo più protetto. Il 24enne è stato arrestato adesso nel carcere di Piazza Lanza e davanti ai giudici ha ammesso tutto, raccontando che gli abusi sulla sorella sono iniziati quando lui aveva 15 anni. La ragazza avrebbe sopportato in silenzio, ma a un certo punto la pressione era diventata troppo dolorosa e così ha confidato tutto alla cugina. Lei stessa ha avvertito la zia che con la figlia è andata a denunciare ai carabinieri. Cade così il muro di silenzio che l'aveva costretta a sopportare tanta violenza. La vittima non è ancora maggiorenne. Per lei l'incubo è iniziato quando era una bambina e andava alle elementari. E gli inquirenti adesso vogliono capire come sia stato possibile che nessuno si sia accorto di quello che avveniva tra i fratelli. E va avanti anche l'inchiesta giudiziaria divisa in due procedimenti. Uno avviato dalla Procura dei Minori per gli abusi subiti prima che la vittima fosse maggiorenne, e per gli ultimi 6 anni le contestazioni sono della Procura ordinaria. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco.
Tornati in studio, in attesa del risultato delle indagini della Procura di Ivrea, sono senza sosta i messaggi di cordoglio e rabbia per la sciagura sui binari di Brandizzo. Si ipotizza un errore di comunicazione. Commozione a Messina e Marsala, le città di origine delle due vittime siciliane. Sentiamo Francesco Triolo. Saranno le indagini aperte dalla Procura di Ivrea a dover chiarire tutti gli aspetti dell'incidente avvenuto nella nottata di ieri a Brandizzo, nel torinese, nel quale hanno perso la vita 5 operai di una ditta di manutenzioni ferroviarie, tra cui 2 di origini siciliane, il messinese Kevin Laganà, 22 anni, e il marsalese Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni. Diversi messaggi in loro ricordo da parte di amici e conoscenti, soprattutto sui social. I magistrati piemontesi procedono per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo al momento contro ignoti. E anche il Ministero dei Trasporti ha avviato una propria inchiesta. Il macchinista che guidava il convoglio, 12 vagoni vuoti, in viaggio da Alessandria a Torino, era sicuro che quello fosse un orario in cui nessuno avrebbe dovuto transitare, men che meno lavorare, come ha precisato anche Ferrovie dello Stato. Ma gli operai erano lì, sui binari. 2 di loro si sono salvati, sono stati dimessi ieri sera dopo ore di sostegno psicologico fornito nell'ospedale di Chivasso, ma ancora oggi non si sanno spiegare cosa sia accaduto. Tra le ipotesi c'è quella di un errore di comunicazione, come ha detto anche il sindaco di Brandizzo, ma bisogna ricostruire tutta la trafila delle autorizzazioni per l'avvio dei lavori per capire cosa sia accaduto. E l'incidente di Brandizzo riporta alla mente quello avvenuto 15 anni fa a Motta Sant'Anastasia, nel quale persero la vita gli operai Giuseppe Virgilito, di 35 anni, e Fortunato Calabrese, di 58. Il macchinista non si accorse della presenza di 2 uomini e non c'era alcuna segnalazione di lavori. Dopo il processo Fiume fu condannato il caposquadra. Intanto sono stati tanti i messaggi di cordoglio, ma anche di rabbia, che sono arrivati. Qualcuno ha richiamato anche l'incidente delle acciaierie Thyssen di Terni per evidenziare la gravità di queste morti sul lavoro. Per oggi è stato proclamato uno sciopero dei manutentori di RFI, mentre lunedì a Vercelli ci sarà uno sciopero generale dei trasporti. Per il giorno dei funerali, ancora da fissare, la Regione Piemonte ha deciso di proclamare una giornata di lutto regionale. 19 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone da Mazara del Vallo, e la mamma Piera Maggio, che non ha mai smesso di lottare, ha scritto un lungo sfogo su Facebook. Sentiamo Eva Spampinato. Era il primo settembre del 2004 quando spariva nel nulla da Mazara del Vallo una bambina che non aveva ancora compiuto 4 anni. 6.939 giorni senza di te, senza verità e giustizia, anni di omertà e troppa ipocrisia. Lo scrive la mamma di Denise Pipitone su Facebook. A 19 anni dalla sua scomparsa, Piera Maggio, che in tutto questo tempo non ha mai smesso di credere e di lottare, si sfoga con un post sui social. Tanti errori di indagine, ma noi ti cercheremo ancora. E poi un hashtag: noi non molliamo. Carissima Denise, purtroppo ci avevamo visto lungo, scrive la madre nel post che è firmato mamma Piera, papà Pietro, Kevin e Brigitte, la tua famiglia che ti ama tanto. Non a caso chiedemmo aiuto circa 2 mesi dopo il tuo sequestro, anche ai vertici dello Stato. Negli anni le nostre paure si sono concretizzate e un paio d'anni fa abbiamo avuto anche ulteriori conferme. Adesso, oltre al nostro immane dolore, aggiunge, ci rimane l'amarezza e tanta rabbia per gli errori di indagine commessi, irrecuperabili, e per tutto quello che si poteva fare e non è stato fatto. Ti cercheremo sempre, fino a prova contraria. Speriamo con tutto il cuore che ovunque tu sia, almeno stia bene. La comunità di Mazara del Vallo, del Trapanese, intanto torna a stringersi forte alla famiglia di Denise, pur nella consapevolezza che troppo tempo è passato e che all'assenza di Denise si unisce il dolore per l'assenza, ad oggi, di giustizia su questa vicenda, commenta il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. Ci fermiamo per un secondo momento pubblicitario e torniamo tra pochissimo. Ultima parte del nostro telegiornale, andiamo a Stromboli per raccogliere l'allarme lanciato da un comitato di ambientalisti e lo stop al cemento, dicono, che minaccia una delle spiagge più belle dove nidificano le tartarughe. Lorena Dolci. Ecco le piccole caretta caretta che arrancano nella sabbia nera di Stromboli, tartarughine che si affrettano a raggiungere il mare tra le dune della spiaggia di Punta Lena. Era il 2019 e da allora gli ambientalisti aspettano che si ripeta il miracolo della schiusa delle uova di questa specie protetta. Ma mamma tartaruga non sapeva di avere scelto uno degli angoli più degradati dell'isola.
Da quasi 30 anni, infatti, questo compattatore di rifiuti, che doveva essere provvisorio, si affaccia direttamente sul mare, uno spiazzo di oltre 4.000 metri quadri in un'area classificata come zona verde. Ma le tartarughe non leggono i cartelli e quest'anno avrebbero un'altra sorpresa. La situazione ultimamente è ulteriormente peggiorata per via di una concessione edilizia che ha permesso la cementificazione di una grande area privata proprio a fianco del compattatore, in prossimità oltretutto non soltanto della spiaggia ma anche di una zona dove in tempi recenti, parliamo del 2019, è tornata a nidificare anche la tartaruga caretta caretta, che è una specie protetta e che quindi solo per questo l'area dovrebbe essere tutelata da ogni intervento. Contro questa colata di cemento che deturpa la natura insorge il comitato. Per questo questo comitato di cittadini ha lanciato un appello pubblico al sindaco di Lipari per chiedere com'è possibile che i vincoli di tutela del territorio siano stati così ampiamente disattesi e soprattutto per chiedere un forte segnale di cambiamento nella politica di gestione del territorio. Se verranno prese tutte le iniziative a tutela dell'ambiente, questa spiaggia potrebbe presto tornare a brulicare di tartarughine. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A voi tutti grazie per l'attenzione e buona serata.